Il simbolo di Fiumefreddo di Sicilia è Torre Rossa, edificio funebre di epoca romana risalente al I-II secolo d.C., uno degli ultimi esempi di monumento funerario a camera su due piani. Di rilevante interesse archeologico, caratteristica principale di Torre Rossa è proprio il particolare paramento murario, con questo colore di un rosso particolarmente acceso, che non è solito dei mattoni. Difatti, si tratta di tegole di epoca ellenica, quelle che formavano la costruzione originaria, quella da cui l'edificio prende il nome. Ritratta da Howell nel 700, in tavole oggi conservate all'Ermitage di San Pietroburgo, Torre Rossa è un vero e proprio patrimonio di Fiumefreddo di Sicilia da custodire, ma rendere fruibile a cittadini e turisti. Di recente il sito archeologico, in cui sono stati ritrovati anche resti di un edificio termale, è stato riqualificato. Resta da capire quando verrà aperto al pubblico. I lavori sono stati ultimati un paio di mesi fa e quindi sono stati poi consegnati all'amministrazione che già sta provvedendo per avere un'idea anche di come doverla, tra virgolette, sfruttare. È il simbolo del nostro paese, è un'opportunità per Fiumefreddo, per attirare anche tanta gente che vogliono vedere il nostro monumento. È già in commissione, nella commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Nucifora, che già ha visionato una bozza di regolamento per l'utilizzo della Torre Rossa, e da settembre sarà visionabile a tutti, perché nel frattempo appunto la commissione ha esitato questo regolamento, ritorna ora alla visione dei funzionari comunali per poi fare il definitivo passaggio in consiglio comunale e poter usufruire di questo magnifico monumento funerario che abbiamo nel nostro comune. Il sito è attrezzato di percorso per non vedenti, con tavole descrittive in braille, un locale in cui andranno i reperti archeologici ritrovati sul sito, anche se il trasferimento richiederà l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ed ancora un'area proiezioni, l'agrumeto e il suggestivo giardino sensoriale. Sarà tutto operativo per settembre, abbiamo anche qualche idea di come gestire questo percorso per non vedenti. Ci stiamo avvalendo anche della collaborazione del progetto Scuola Lavoro del liceo Michele Amari, che con la loro cultura per quanto riguarda le nozioni romane, quindi antiche, stanno provvedendo appunto a fare dei progetti per poter far meglio visionare questo nostro sito.